Ma abbiamo sentito Ralfa Benitez, abbiamo sentito Pellegrini, abbiamo sentito Villa-Boas, abbiamo sentito Di Matteo, abbiamo sentito, io chiamai Klopp che mi disse che fino al 2016 non era possibile, gliene posso citare tanti altri, vuole Blanc della nazionale francese, De Blanche che era quello che portò la Juventus in Serie A, De Champ, scusate, poi chi c'era? Italiani li ho sentiti tutti quelli che potevo sentire, perché man mano li sentivo per conoscerli, per verificare, per capire se a un certo punto, perché ripeto, non è che soltanto vedendo giocare la partita, perché per me un allenatore incide per un 15%. Quindi poi bisogna capire sul piano tecnico, bisogna capire sul piano umano quanto può incidere, qual è il suo rapporto umano che è importantissimo e fondamentale con i giocatori, perché i giocatori hanno tutti quanti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fino a 35 e quindi c'hai una vasta gamma di problemi che loro vivono nella loro crescita costante. E se tu non hai la capacità umana di capirli, di rapportarti a loro e di avere anche quella giusta, diciamo, serenità nell'essere duri a volte, perché anche la durezza fa parte della crescita, fa parte, non, perché è troppo facile andare sempre d'accordo con tutti quanti, no? E poi dopo lo spogliatoio è sano quando c'è serenità, quando c'è il rispetto, quando c'è convinzione che il percorso che si sta facendo è utile a tutti. Perché anche essendo un'azienda personale il calciatore singolo, nel sapere che sta facendo un percorso positivo, la sua azienda cresce e quindi è soddisfatto. Altrimenti la sera a casa il padre, la madre, i fratelli che sono tutti allenatori, sono tutti procuratori, insieme ai procuratori, per i quali poi bisognerebbe fare una conferenza a parte, cioè voglio dire, non è che siano tutti quanti forieri di tranquillità e di serenità.